un'altra coppia di concorrenti non ce l'ha fatta. Ma per fortuna che noi ne abbiamo pronti altri due che rispondono al nome dell'articolo Il. Eccoli! Sono simpatici, sono simpatici. È vero, è vero, è vero, un po', siete Il. Un po' siete Il. Buonasera. Allora, state fermi, mettetevi lì così, vediamo se siete Il. Sì, sì, siamo sì, un po' sì. Il. Chi è la I? Ma tu cosa no, dici? No, la I come si chiama? Io faccio, io sono la I sarei? Sì. Sono sì, Raffaele, sì, ciao. Che se ciao, volevi Jerry. Essere la L, Non direi proprio. La L non direi è? Proprio. La L è Davide. Davide, da sì. Dove venite? Da provincia di Milano. Dove, dove? Gaggiano. Gaggiano, conosco Gaggiano. Conosci? Vado in un famoso ristorante che non nomino. Che non si può nominare. Non si può nominare perché fa il gallo, hai capito? Ok, sì. Ci siamo capiti. Ci siamo capiti. Posso nominare un ristorante uno all'anno? Va bene, la cosa che mi piace di più è quando vedo i miei concorrenti che vedono arrivare il loro milione. Lo perché bene. È vostro! Portateglielo, forza! Toccatelo, prendetelo, fate ciò che volete. Dite alle vostre famiglie cosa si prova a essere milionari per qualche istante, perché sono 40 mazzette da 25.000 euro. E che fate con un milione? Che fate? Beh, insomma, tante cose, ce n'è da sbizzarrire. Dimene una, al volo, via, una. Sistemare casa. Sì, tutti i giovani vogliono sistemare casa. Tu? Pago i debiti, tutti. Levo via, sarà su tutti. Un milione, basta. Questo è molto... Oh, ragazzi! A me sono troppo simpatici, spero anche che restino milionari. Cominciamo speriamo. Subito a giocare a The Money! Brava! Dai. Wow. Allora, forza, 8 domande, l'argomento delle domande lo scegliete sempre voi. Ecco le nostre proposte del giorno. Ce le guardiamo. Vai con Liscio o... Predatrici. Beh, vai con Liscio predatrici. Io direi predatrici, essendo due bei uomini. Potrebbe essere attinente. Sì, potrebbe anche. Siete sposati, fidanzati? No, siamo entrambi single. Oh mamma, stasera cuccate di brutto. Speriamo. Guarda, se vado via col milione. Allora, predatrici, predatrici. Vai con Liscio, qualcosa di un... No, lo so, ormai avete detto predatrici. Che fate? Torni indietro. No, infatti, stavo dicendo. La prima che ti sei sentito... Predatrici fu. Buono. Ecco le quattro risposte alla prima domanda. Si ride e si scherza, ma quando ci sono le domande, ragazzi, il milione è milione, eh? Sì. Allora, vediamo un po' le vostre risposte alle predatrici. Alessia Marcuzzi, quella. Simona Ventura. Cristina Chiabotto. Federica Panicucci, quattro mie colleghe, che saluto caramente. Buonasera. Però cosa vorremmo sapere dai nostri due articolo Il? Ecco la vostra prima domanda. Non ha mai condotto Le Iene. Zitti! Allora, un minuto. Davide, io mi sento di saperla perché, poi mi dai ragione. Ci spostiamo già su Panicucci perché Cristina Chiabotto, ex Miss Italia, se l'ha fatto con Luca e Paola. Sì. Simone Alessia Ventura è partita da... È partita lei, probabilmente, come Grande conduttrice. Fratello. Alessia Marcucci noi c'ha già... Piano, sì. La Panicucci non me la ricordo, mattino 5. No, Panicucci ecco, mi dai una mano, fai tutto cose. Te, faccio io? Dai. Fai tutto, tu. E andiamo. Io sistemo, sai che sono... Quanti secondi abbiamo? 38. Sono preciso, con calma. Se una ti cade in tasca... Attenzione! Se non ti cade in tasca non... Dai, non facciamo vale. Rapidi però e damo tutto il milione, all in. Vai. dentro siamo tutto. Sicuri, quindi abbiamo... Allora, rifaccio tempo io, calma. Tu metti i soldi. Rifai la... Cristina Chiabotto, Iene. La cosa, ma siamo... Ventura, Iene, sicuri. Marcucci, Iene. Un milione, all in. Un milione. Metti sì. Bene? Tutto. 15 secondi, cosa facciamo? Stoppiamo il tempo, direi ci fumiamo una di sigaretta. Sì, Jerry, possiamo anche ma stoppare sì, dai, il tempo. Ma sì, dai, l'ho detto che può bastare così. Stop! Grazie.
andiamo, dai. Ho sentito un linguaggio un po' da giocatore, ho sentito un all in. In effetti può essere uno dei metodi per venire a giocare, cioè non sapere nulla e provare a scommettere al buio. Però sì, mi sembra che voi abbiate sottolineato la vostra scelta anche con una certa cognizione, no? Sì, per cui sì, procediamo caso, all'apertura delle botole per non perdere tempo. Via. L'unica tra queste quattro belle signore che non ha mai condotto le gare è Federica Panicucci. Cucci, sento d'oro di Panicucci. Dai, è duro. Va bene, mentre sistemate... Mettile con calma, che tanto... Mi stavo dicendo, dai, è duro. Fate ridere quando festeggiate. Sì. Facciamo ridere, non ci siamo rivisti, però... Allora... Facciamo ridere anche se non Ascoltatemi, ascoltatemi, ragazzi. Sì, assolutamente. Ditemi che lavoro fate, perché abbiamo presentato una coppia di amici, ma non abbiamo detto cosa fate nella vita. Intanto sistemo, ne sì, approfitto. E fai parlare me mentre sistemo. Prego, prego, parla pure. Allora, no, Jerry, io lavoro in hotel, sì, segretario ricevimento, quindi... Un hotel dove, a Milano? Hotel a Binasco, provincia di Milano. Saluti i colleghi dell'hotel Visconteo, se si può dire. No, non si poteva, ormai l'hai detto, va bene. Ma che c'entra? Hai un tempismo di peli fantastici. Figuraccio. Bravo, bravo, non niente male come inizio. E altra cosa ci tengo a sottolineare, faccio un piccolo lavoretto con una radio, una web radio. Che non si può dire. Che non si può dire, saluto i colleghi. E niente, ho un programma che conduco io. Ah, come si intitola? Si chiama Face World il mio programma. Face World. Tutto il mondo è palese. Una, una trasmissione brutta. Piantalo, ti butto giù nella botola. Andiamo dall'altro tuo socio. Va bene, perché potrebbe andare avanti ora. Io sono un geometra. Sono un geometra, sì. Confronto una personalità sfaccettata come la sua, un serissimo gioco. Esattamente. Gioco. Seconda domanda, bene, secondo argomento. Fate voi. It's serissimo. Up to Dai. You. Eroi allora, in famiglia, parole famose. Eroi in famiglia, qualcosa di più forse cartone animato. Potrebbe, che sì, pensavo più a quello. Parole famose, non, a me non dice sarei neanche nulla. A pensarci. Eroi in famiglia. Eroi in famiglia. Sì. Ogni famiglia ha il suo eroe. Spesso l'eroe è la mamma che lavora dalla mattina alla sera per far andare avanti la famiglia. Un applauso alle mamme. Viva la mamma. Però anche il papà che il tira la caretta. Sì. O il nonno che deve anche cuccarsi i nipotini. E quanti eroi ci sono? Vediamo, vediamo le risposte. Dai, vediamo. Quattro risposte. Quattro risposte. Qui si va su roba pesante. Rocky. Siamo pronti. Terminator. Più pesante ancora, Terminator. Rambo. Rambo. Tony Manero. Insomma, ragazzi, non era la famiglia come pensavate voi, ma sì, no, in effetti, sono infatti degli eroi, bene o male, cinematografici. Cosa vorremmo sapere da voi perché il vostro milione resti vostro? Ecco la seconda domanda. Dai, dai, dai. Chi di loro tiene famiglia? È sposato? Allora, un minuto, silenzio caro, pubblico. Io direi, Tony Manero non me lo ricordo, ma quello della febbre del sabato sera sarà single, figurati. Single. Rambo anche. No, Rambo lo escludiamo, no. Terminator. No. Rocky con Adriano. Vai, che tiene famiglia. Adriana. Ma sono sposati, che tu sappia? Oh, io mi avvicino già. Dai, Davide, spostiamo. Sono sposati. Dai, dai, sì, però, sì, dai, sì, dai, dai, dai. Sono sposati. Si saranno sposati Rocky e Adriana? Cioè... Ma che ne so io? Mi guarda a me, passameli tu, passameli tu. 30 secondi. Allora, Terminator no, con chi si è sposato? Con un cyborg? Anche no, Terminator direi che non si è sposato. Rambo non era affidabile da sposare. Rambo con una K47. Rambo è sempre stato da solo. Forza ragazzi, quindi... 20 secondi. Mentre i soldi Tony valgono solo se sono lì veloci. Sbrigatevi. C'era la ragazza, nel film. Dai, dai, 10 secondi. Sabato sera, però. 10 secondi, 9. Va bene, famiglia, dai. Io direi di avete Rocky. Messo tutto su Rocky Balboa. Sì, direi di sì. Rocky Adriana, io. Va bene, va bene, va bene, sì, va bene, va bene. Direi di sì. The time is over. Direi di Raffaele sì. E Davide, simpaticissima Sono coppia convinto. Di amici, hanno scelto di mettere tutto su una risposta. Vediamo cosa dice, anzi, cosa dicono le nostre botole. Chi di loro Vediamo è sposato? Botole. No, io non lo so. Vediamo. Sì, sì. Adriano! Via, 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 ritirare i soldi, via, 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 via. Veloci da questo. Via.
spostali di lì. Passameli tu. Vai. Guarda che c'hai un'esultanza, tu che sei al limite del pornografico. Tu non ti vedi, ma noi la facciamo rivedere. Scusate, non mi rendo conto, scusatemi. Allora, mentre sistemate, mi volete dire, per favore, dove vi siete conosciuti e come siete diventati amici? Così procedo con la prossima domanda. Assolutamente, la storia è lunga di 20 anni. Ci siamo conosciuti in oratorio, nell'oratorio di Gaggiano. Ah, l'oratorio, gli amici dell'oratorio, che bello. E da lì... Che bello. 20 anni fa si sono conosciuti all'oratorio con la stringa, la gasusa, il gumun. Proprio quelle lì. La liquirizia, vi ricordate la liquirizia che si comprava la domenica e la ciucciavi fino al sabato dopo? E adesso sono due ragazzi milionari. Per adesso. Perché è il momento della domanda numero 3. Ecco l'argomento. Ricorrenze o prima pagina? Ricorrenze o prima pagina? Ricorrenze le robe di feste, quindi io non mi sento troppo afferrato. Però prima pagina ricorrenze. Non ti senti afferrato? Non mi sento afferrato, come disse Nino Benf. Ti afferro io ti scaravento. Prima sulla prima pagina. Allora, prima pagina? Sì, siamo concordo. Afferrati sulla Siete prima afferrati. Pagina. Sì. Allora dai. Vada prima pagina. Allora vada per prima pagina. E spesso le prime pagine nascondono... Insidie. Vediamo, avete ancora il milione, mi auguro che voi riusciate a portarvelo avanti. Ecco le 4 risposte. E bravi, il nostro articolo IL, molto simpatici. Tutto il pubblico farà il tifo per voi. Festival di Sanremo! Viva! Papa Wojtyla è beato. Tanta roba. Un'espressione di... La scomparsa di Steve Jobs. Ecco perché è a prime pagine. Senza pensarci temporalmente. Nozze di William d'Inghilterra. Beh, effettivamente sono le quattro tra le notizie più rilevanti. Importanti dell'anno, ciascuno di tono diverso. La domanda per conservare il vostro milione è questa. Quale di questi eventi del 2011 è accaduto per ultimo? Via! Zitto allora, pubblico! Allora, Davide, un 2011. Secondo. Festival di Sanremo 2011 è febbraio, esatto, marzo. Quindi lo escludo sicuramente rispetto alle nozze di però è aprile. Di io vedo ultima scomparsa di Steve Jobs. Di Wojtyla, andiamo a mettere. Esatto. Di Wojtyla, ricordo che il processo di beatificazione è partito recentemente, ma mi sembra... Comunque più in là di scomparsa Steve Jobs. Passa qua che mi sa che andiamo in olina ancora. Che poi Steve Jobs... Perché? Allora, Festival di Sanremo sicuro no, dai. Febbraio, Steve Jobs marzo, è molto, 2011. Molto recente. Cioè... Dai, passa però, Davide, 30 secondi. Andiamo? Allora, spostali così in massa. Io, nozze William di Inghilterra, mezzo minuto! No, che l'ho dato ad aprile. Glielo Steve voglio mettere Jobs. Su Papa Wojtyla è boato, un 200.000? No? Steve Jobs, meno di mezzo minuto, veloci. Steve Jobs è morto recentissimo. È questione di quanto? È questione di un mese e mezzo, non di più. Steve Jobs. Papa Wojtyla non l'ho sentito ultimamente, che beato. Ce la rischiamo così alla grande? Ce la rischiamo? Dai, Fra. 6 secondi. Andata, vai via. Non lo so. Siamo, basta. Raffaele e Davide, una coppia di amici molto coraggiosi, scelgono ancora di dare una risposta sola. Una risposta sola. Dunque, la parola alle nostre botole. Se vi confermeranno in gara, vi confermano anche il milione e tornerete domani sera a giocare con noi. L'ultimo tra questi avvenimenti ad aver occupato le prime pagine nel 2011 non è stato Sanremo, perché è avvenuto mesi prima. Se scendi proprio vuoi dire beato, scendi quella. Scendi. Il dubbio è quello lì. Sì. Non sono state le nozze, sono avvenute prima. È stata... Sì. Grandiosa l'istanza dei nostri ragazzi che tra poco rivedremo. Sì. Mi sembrano la coppia giusta per regalarci grandi emozioni. E allora vi do l'appuntamento domani alle 18.50 su Canale 5 con The Money Drop. Buona serata. Ciao a tutti.
bravi, 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 bravi